Salve amici, io sono Sexarrex del Clan Arditi, questa che vi presento è una battaglia multiplayer su Rome Total War. Questa non è una bella battaglia di quelle che vi proponiamo di solito, che stiamo facendo ultimamente su Shogun Total War grazie al mio socio Revil, perché è una battaglia che io vado a giocare praticamente con un Ronin sconosciuto, Highlander, che ho incontrato per caso su Rome Total War. Però la voglio proporre perché fa vedere praticamente quello che ultimamente sta succedendo su Rome Total War, cioè che mancando i grossi nomi, i grossi clan, non si seguono più quelle che sono le regole CVB, ognuno gioca così e poi essendoci questi nomi sconosciuti che non sanno neanche loro appunto come giocare, si trovano spesso questi avversari che mancano proprio delle fondamenta di gioco. Lui ha creato una partita con 25k di crediti. E le uniche regole che ha messo sono che non ci devono essere né artiglieria e né elefanti. Io ho preso il Senato Romano, lui ha preso la famiglia dei Giuli. Visto che appunto ho posto queste regole, ho già pensato che lui avrebbe creato un esercito che non avrebbe seguito le CVB, anzi con 25k di crediti a me sono avanzati anche tanti soldi, visto che lui aveva spesi quasi tutti. Probabilmente per questo ho messo proprio 25k. Ho pensato che lui appunto avrebbe preso, avrebbe spammato un po', più che spammato, infatti in effetti poi in realtà ha preso la prima corte della legione come unità, pensando che potesse essere più forte, facendosi ingannare da questo fatto che molti credono. Invece, come andremo a vedere, come molti di voi ben sapete, sono un'unità che non è molto molto forte rispetto alla corte cittadina, che ha molto più attacco e molta più difesa. Infatti andiamo a vedere il suo esercito: sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 qua dietro, prime corte della legione, altre 7, se non mi sbaglio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 addirittura arcieri, come vedete, arciera ausilia, quindi le CVB non sono proprio state seguite in questo caso. E poi c'ha la cavalleria pretoriana, 5 unità qua dietro di cavalleria pretoriana. Io invece ho risposto al mio avversario tentando di fare un esercito che seguisse, anche se poi neanche io in realtà seguo le CVB, però ho preso praticamente 6 corti, se non mi sbaglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 corti cittadini appunto, che come sappiamo hanno più attacco e più difesa rispetto alla prima corte della legione. Li ho anche, con i soldi a disposizione, sono riuscito anche a upparle tranquillamente oro oro. Ho anche 6 arcieri ausilia a questo punto pure io, visto che avevo abbastanza soldi. Invece di prendere gli arcieri normali, i soliti 4 arcieri normali che prendo, i 2 arcieri ausilia, li ho presi tutti e 6 ausilia pure pompati oro oro, addirittura 6 corti, 6 cavalerie pretoriane, scusate, sempre oro oro, e 2 equites oro oro. Quindi ho proprio un esercito stroppato, un po' da noob anche io in realtà, però volevo, ho accettato la sfida di questo ragazzo, di questo Highlander, e quindi sapevo che pure lui avrebbe fatto una cosa simile. Lui ha sbagliato perché in realtà ha speso tanti soldi per la prima corte della legione appunto, e per questo gli servivano 25k di crediti, l'ha appata anche euro oro, però appunto poi non ce l'ha neanche addirittura fatta ad oppare la sua cavalleria, che come vediamo non è affatto oppata. Quindi adesso iniziamo un po' il game. Andiamo a vedere che io mi sono già avvicinato. Ho messo un po' qua a cazzo questa cavalleria in realtà. E qua mi avvicino con quest'altra. Dispongo bene, allargo un po' le mie unità di arcieri, come vedete. E se non mi sbaglio, a questo punto lui comincia a bersagliarmi con questo lato dei suoi arcieri. Tra poco dovrebbe cominciare a tirare e dovrebbe cominciare la schermaglia. Infatti vediamo che qua c'è movimento. Si avvicina, si prepara la schermaglia. E appunto, come dicevo, ultimamente su Rome Total War, quando mi capita raramente di andare, è difficile incontrare qualche avversario degno di questo nome, perché ormai siete tutti su Shogun 2. Però a parte questo, molti non conoscono appunto le regole, giocano un po' a modo loro, e come vedremo alla fine anche non hanno neanche più rispetto
di aspettare che finisce un game, perché poi questo giocatore mi quitterà alla fine quando vedrà che ormai ha perso, non ammetterà neanche la sconfitta, uscirà direttamente dal game. Come vedete, io qua avevo visto che queste unità erano bersagliate, avevo detto di spostarsi là in quel punto dove sta andando quest'altra cavalleria, però come sapete le cavallerie quando ne si spostano tante vanno un po' per fatti loro, infatti si erano avvicinati troppo vicino a questa corte della legione. Come vedete, lui mi segue con questa cavalleria, io continuo a spostarmi, io qua ho tre corti pretoriani, appunto è una cavalleria leggera, stessa cosa che ho fatto dall'altro lato. Nel frattempo avvicino anche io i miei arcieri, io do il comando direttamente, come ben sapete appunto voi più esperti, non si deve fare il fuoco automatico, ma dare il comando sull'unità che si vuole venga colpita, così è più efficace il fuoco delle frecce. Poi usare non le frecce infuocate come fa il mio avversario, ma le frecce normali che sono più precise nei colpi. Intanto lui mi attacca con la cavalleria. Io, ripeto, nel game non mi ero neanche reso conto in realtà che lui non era oppato di cavalleria. Me ne sono reso conto adesso che sto facendo il replay. In questo momento io non me ne ero accorto perché stavo pensando al sistema dei miei arcieri, però come me ne accorgo vado anche a circondarlo. Quindi anche se lui avesse avuto una cavalleria ben oppata, si sarebbe fatto fregare tranquillamente perché ha parte solo due unità, ma si è fatto anche a girare. E a questo punto la sua cavalleria naturalmente è spacciata. Qua continua la schermaglia, lui continua a usare frecce infuocate. Io mi metto un po' a protezione dei miei arcieri con le mie corti cittadine, che avendo anche una buona armatura, una buona difesa, essendo oro, riescono anche a resistere di più alle sue frecciate. E come vedete, il fatto che lui ha le frecciate automatiche vanno a finire molte sulle mie corti e non gli fa quasi nulla. Se lui invece avesse cliccato direttamente sopra i miei arcieri, le sue frecce sarebbero andate lì. Cosa che ho fatto io, infatti io sto sparando sugli suoi arcieri. Ah, ecco qua un'altra cosa importante, lui fa questo errore di portarsi avanti con le sue legioni e quindi mi dà libero spazio ai miei quiti, alla mia cavalleria leggera, di creare scompiglio nelle sue retrovie, appunto sui suoi arcieri. A questo punto lui si avvicina ancora e tenta di ingaggiare battaglia. Forse all'inizio vuole mettersi a portata di pilum. Io a questo punto do il fuoco automatico alle mie corti cittadine, così appena lui a portata di pilum, le mie cominceranno a tirare. Mi sposto con l'altra cavalleria di questo lato, altro errore che lui si mette al triangolo va bene quando si carica e si fugge, ecco, ma se si deve fare una battaglia, ci si deve scontrare col nemico che poi si rimane a combattere, specialmente con un'altra unità di cavalleria, magari non è proprio la più indicata come formazione, infatti comunque avrà la peggio, poi lasciamo perdere che appunto è proprio liscia questa unità, quindi proprio non ci sarà proprio storia, vedete come scendono i numeri di uomini in alta velocità. A questo punto lui impatta con le sue corti sulle mie, ma io ho qua dietro libertà di movimento, visto che mi sbarazzerò velocemente anche della cavalleria, vado anche addirittura a supportare con quest'altra unità che stava sull'altro lato del campo e vado con le mie addirittura, lo vedremo qua a un certo punto, con le mie unità di equites, quindi di cavalleria leggera. Andrò a impattare dietro alle sue corti. Qua lui ha quella settima legione in più che aveva preso, che quindi potrebbe crearmi in realtà un po' di scompiglio, ma scompiglio per modo di dire, proprio perché avendo delle corti cittadine oro, la resistenza sarà altissima. E andiamo a vedere come appunto gli equites vanno a impattare sulle sue unità che vanno subito in fuga. Quindi la battaglia è finita, ormai vanno tutti in fuga, io dietro ho le cavallerie che sono libere di fare quello che vogliono e quindi vanno a finire l'avversario. Lui si rende conto, ecco, vedete, dell'ormai sconfitta imminente, quitta addirittura, non ammette neanche la sconfitta, proprio perché come dicevo ormai non c'è più quella, sono veramente pochi quei giocatori che sanno ancora come ci si comporta in lobby. Sperando che esca Rom 2, visto che a Shogun non sono molto bravo,
così vi ritrovo tutti in lobby con me e vediamo di rifarci qualche game assieme. Vi saluto, un saluto da Clannaditi e da Cesarex. Buona giornata.